Oggi 22 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Terra, una giornata programmata dall'ONU già nel 2009. Lo scopo è richiamare l'attenzione dell'uomo sulle pessime condizioni in cui abbiamo ridotto la Terra, per il surriscaldamento del pianeta da CO2, per la qualità dell'aria al suolo, per la produzione enorme di plastica che poi va a finire negli oceani minacciando la vita degli oceani. Il tema di quest'anno è più alberi per il clima, perché gli alberi hanno la proprietà di assorbire circa il 50% del surplus di anidride carbonica emesso dall'uomo. A questo scopo sono utili anche le stazioni meteo, che anche Meteo Giulian ci consiglia, perché le stazioni meteo consentono di monitorare il clima.